così alcune delle questioni, ma sono solo alcune, inviterei a discuterne con noi anche Vincenza Pellegrino dell'Università di Parma, che, come dire, della partecipazione credo faccia uno degli oggetti del suo lavoro. Eccoci qua, salve a tutti e a tutte. Io vi propongo un gioco a proposito di partecipazione, così dopo questa cavalcata nei contenuti un po' mi date una mano a valutare. Che gioco vi propongo? Dunque, intanto quello che dirò molto brevemente riprende quello che è scritto nel... Lo dico perché se cavalcherò troppo in fretta e se le parole saranno troppo dense da talora, sappiate che seguo questo percorso, che è un po' il percorso che proponevo nel libretto in quello che chiamo Tra piazza in rivolta e palazzo in difesa. Siamo o non siamo in una nuova fase democratica e chi la sta vivendo? Quindi, come mi era stato dato il mandato, diciamo... un'analisi di quelli che vengono chiamati nuovi soggetti politici. Io sono occupati di movimento, no inceneritore, no TAV, ma anche di nuove iscrizioni nei partiti, ma anche di forme di collaborazione con il pubblico per forme di welfare partecipato e dal basso, cioè nuovi soggetti che si attivano. Come vedremo, sono una minoranza che una delle caratteristiche che la definisce stenta a concepirsi come minoranza, stenta a vedere l'assente delle rivolte, il nome di cui si parla, eccetera, eccetera. Per cui quattro sono i personaggi che vi propongo, no? Il rivoltoso, il mediano, il difensore e l'assente. Questi personaggi siamo noi, nel senso che qui oggi siamo persone che in qualche modo fanno parte di questa minoranza. E per questo ve lo propongo come gioco, veramente come gioco, un po' perché se sarò brava a giocarlo, tutti questi personaggi hanno un loro senso, stanno in dei grandi processi di mutamento sociale e hanno delle risposte rispetto a queste dimensioni del cambiamento. Se sarò abbastanza brava a praticare appunto la dimensione dell'ascolto attivo, il difensore sembrerà ragionevole, il rivoltoso anche, il mediano anche e l'assente rimosso anche. Allora, alla fine, prima di ricomporli in una proposta finale, mi piacerebbe veramente sapere di che tipi di soggetti vi sentite rispetto a questa fase. Quindi vi chiederò semplicemente di alzare la mano e di vedere in questa sala quanti rivoltosi ci sono, quanti mediani ci sono e quanti difensori ci sono. Come facciamo a giocare a questo gioco? Stiamo appunto sull'idea che i processi definiscano questi tipi di soggetti politici. Un soggetto, per farvi degli esempi, perché dico che siamo tutti noi, dei frammenti e poi iniziamo appunto il gioco. Un soggetto quasi sazio, figlio di una borghese che teneva molto alla pelliccia e di un nonno che ha tanto desiderato un'auto. Il consumo materiale diventa invece qualcosa di meno identitario e io mi sento molto emancipata dalla pelliccia della mamma. Ma consumo moltissimo abbigliamento new age. Sono alla ricerca di un'identità di nicchia che fa forte il capitalismo contemporaneo, che gioca proprio sulla continua differenziazione delle identità e non più sul consumo di status simbolo unitari. Allora, io che soggetto politico sono, che nella differenziazione sostengo proprio quella forte strutturazione del tardo capitalismo che penso di abbattere? Un altro esempio semplice. Sono in un processo di elezione del capoclasse e non mi propongo come coordinatore del mio servizio, vorrei tanto che andasse avanti qualcun altro. Nel momento stesso in cui si fanno le votazioni mi chiedo se quell'altro è meglio di me. Lo faccio spesso agli studenti questo esempio, ma la Pellegrino è brava o no? Ed è più brava di me nel parlare di queste cose? Questo è un nuovo soggetto contemporaneo che si misura continuamente con una asimmetria della gerarchia, chiedendosi come mai lui non prende il posto. Allora, un soggetto quasi sazio materialmente, ma che sostiene potentemente il capitalismo da differenziazione, o un soggetto ambivalente nelle gerarchie, che non riesce quindi a sostenere le verità perché inceppa nelle gambe del leader che le porta, sono solo degli esempi dei soggetti che brevemente vedremo e poi vi chiederò di alzare la mano per capire come ci sentiamo, chi siamo. Perché i movimenti che ho studiato e che ho attraversato parlano di queste persone, non dell'assente che anche oggi non c'è e del quale vedremo brevemente le motivazioni. Per farla breve, guardate, tanto si potrebbe dire di questi macro processi,
di trasformazione, soprattutto della modernizzazione del capitalismo, delle gerarchie, eccetera, di cui parleremo tanto, si potrebbe dire. Sceglierò tre dimensioni, perché sono quelle che più incidono nelle forme di partecipazione di questi soggetti. Tre dimensioni processuali, tre ritratti, e poi proviamo a vedere qui dentro che cosa circola. Prima dimensione processuale: a cosa leghiamo il consenso politico senza discorsi sul futuro? Dunque, possiamo può essere definito in molti modi, no, il capitalismo, ma possiamo anche immaginarla come un'epoca di presente radicale. La grande cavalcata di emancipazione dell'individuo che toglie il suo futuro dall'aldilà e lo porta nell'aldiquà. Scomparsa del paradiso, ce la dobbiamo giocare qui. Secoli, ma mettiamola così. Trascinato il futuro nell'aldiquà, diventa il progresso. Il progresso che strappa l'individuo da un futuro scontato. Anche qui un esempio che faccio spesso: io sono seconda e sono femmina. Se nascevo nel 1880, il giorno della mia nascita, il 99% del mio futuro era prestabilito. Sarei diventata suora in una famiglia benestante, contadina in una famiglia di contadini. La storia del capitalismo è il salario che strappa dal destino di produzione familiare e emancipa l'individuo. Ecco cosa si intendeva stamattina giustamente con De Rita di ingranaggi culturali ed economici. Il capitalismo è quella forma produttiva che ha dato sostanza e potenza inimmaginata all'emancipazione del soggetto, che è una storia culturale, cultura ed economia. Cosa succede? Che tutti, dal marxista più incallito al liberale più incallito, hanno concepito nel Novecento il consumo, il pensiero consumista, come la forma della liberazione e emancipazione del salariato. Cosa sarebbe stato se nessuno comprava le macchine? Lo vediamo adesso. Sia per il sindacalista che per Agnelli è un problema. Per il sindacalista, perché senza macchine perde il lavoro l'operaio, per Agnelli lui guadagna meno. Ma nessuno dice a cosa servono le macchine. Il Novecento è questa grande matrice di pensiero consumista che mette insieme le persone. Il pensiero consumista è un pensiero che cerca di spingere l'emancipazione del soggetto dicendogli: lavora e consuma, tieni aperte le fabbriche che ti danno il lavoro. La faccio semplice, ma per dire che lavora e consuma è una collocazione del soggetto nel presente, non è più né nell'aldilà né in un progresso che verrà, è il presente. Il Novecento è il presente che diventa radicalmente la dimensione in cui stiamo. Ma noi non siamo più nel Novecento. Il lavoro inizia a non avere più bisogno del lavoratore, cioè rimane che tu devi consumare, ma la macchina ti sostituisce nell'industria. Questo è un grosso problema. La trasformazione del capitalismo tecnologico è: mi servi ancora consumatore, non mi servi più lavoratore. Ecco che il capitalismo non è più il presente radicale, siamo di nuovo obbligati a ripensare il futuro, il lavoro. Lo diceva molto bene Adriana stamattina, il lavoro, le forme del lavoro è la grande sfida. Abbiamo un individuo, un soggetto, quindi, che ha perso l'aldilà, ha perso le ideologie come forma di visione del futuro, stava tutto nel presente e nei suoi consumi e di colpo si riaffaccia alla politica perché si sente minacciato. Devo ripensare a un futuro migliore. Non ho più una collocazione stabile rispetto al futuro. Ma è un uomo che è vissuto di immanenza profondamente, di qualsiasi colore politico fosse, per molti decenni. È un uomo a digiuno di pratica sulla progettazione del futuro. I gruppi politici quindi non si basano più su visioni di futuro condivise, ma la devono rifare. È la prima volta ed è una grande sfida. Secondo processo, accelero un po', scusate, perché poi diventa lunga, veramente. A cosa leghiamo il gruppo senza un'idea di leadership? Facevo l'esempio prima, no? Chiunque di noi scrivevo, le modalità del dibattito sono state pallose. Chi di noi anche oggi non ha pensato: troppo lungo, un po' noioso, sì, divertente, no, troppo poco partecipativo. Questo è un soggetto esigente, che preme per dire la sua, per fare una domanda che dura 10 minuti. Perché è un soggetto esigente? Perché è formato e perché è maturato democraticamente.
ma un soggetto maturato nella sua formazione, nella sua razionalità, è un soggetto più capace di coordinarsi? No, non necessariamente. È come se il processo di educazione democratica, di ridiscussione delle relazioni, no, si dice, ci avesse resi dei buoni critici e dei migliori disattivatori della leadership altrui. Non ci ha reso dei buoni coordinatori, dei buoni ascoltatori, dei buoni comprensori, che certo, quando gli altri narrano, un po' mi annoio. Che certo, probabilmente questa è un po' brava e un po' no, ma cerchiamo di ascoltare cosa dice. Non ci hanno resi capaci di stare davanti a un altro capace. Ci hanno resi più capaci di performare anche noi. E questo è un problema. Come fanno della gente che si deve mettere d'accordo di nuovo dopo tanto tempo su una ideologia che manca, come fanno a coordinarsi tra di loro se non hanno più un'idea di leadership che faccia restare delle ideologie, cioè delle visioni, abbastanza a lungo, perché azzannano il portatore di narrazione. Ultimo, poi torniamo a noi e a chi risuona nel... Quali di questi processi portiamo di più? Proprio anche singolarmente. L'ultimo è questa importante, no? della scomparsa del lavoro, ma in questo senso voglio fermarmi oggi sulla partecipazione, cosa c'entra. Siamo qui professionisti, vuol dire formati a un sapere tecnico, non importa se biologi o pedagogisti. Prima le bisnonne educavano, adesso il pedagogista pensa alle forme tecnicamente, la costruzione di contenitori specialistici nei quali noi abbiamo assunto una funzione e quindi una dignità là fuori. Ci siamo tirati fuori dalle famiglie, ma come? Se non sono più falegname come mio padre, chi sono? Beh, sei il pedagogista, il biologo, il neuro, e ho occupato una funzione per specializzazione tecnica. Prima lo facevo nelle istituzioni, adesso sono intasate, quindi lo faccio da libero professionista. Avete detto niente. Un sacco di liberi professionisti che si danno valore per il loro sapere tecnico e devono continuamente ricollocarsi, essere desiderati là fuori. Cosa fanno questi individui quando entrano nello spazio appunto politico? Si danno valore come competenti tecnici e poi cercano continuamente di collocare se stessi per trovare lavoro. Io come sociologa posso fare politica senza mettere in gioco il mio sapere tecnico per farmi forza davanti a quelle relazioni complesse di cui diciamo tu chi sei, perché parli, che visioni hai? No, non posso, giocherò alla sociologa. Ma mentre gioco alla sociologa posso non pensare che quell'assessore lì non mi darà più lavoro perché io sono precaria e quindi sono altamente in pericolo? No, non posso. Quindi sono schiacciata su un sapere tecnico che non mi permette visioni globali e sono ambivalente nelle relazioni di potere che la politica presuppone, perché sono fragile su una tipica. Bene, stringo sui tre personaggi e vi chiedo di alzare la mano. Tutte queste cose qui che ci sembrano alte, no, un po' accademiche, in realtà, no, degerarchizzazione, deideologizzazione che non abbiamo più, individualizzazione spinta, competenza, rientrano tanto in questi personaggi, che sono tre. I rivoltosi. I rivoltosi sono molto formati, sono i medici per l'ambiente, sono quelli che animano i no inceneritore, sono i genitori che gestiscono in maniera autonoma un'idea innovativa di asili steineriani. Sono molto formati, hanno delle verità forti che sono quelli della professione, del sapere specialistico, e pensano che la politica abbia perso completamente la competenza. Pensano siamo guidati da degli incompetenti perché non sanno delle cose. E se il politico si affanna, poi lo vedremo, il difensore, a dire io non so delle cose perché vedo il tutto, loro si affannano a dire questo è proprio il tuo problema, non ne sai niente degli indicatori ecologici, no, non ne sa niente neanche della pedagogia, no, non ne sa niente, e pensano che quel non sapere sia un problema grosso. Allora i rivoltosi sono persone che fanno della verità nuovamente, cioè della certezza, del non dire cosa falsa, il punto di appoggio della scienza. La banalizzo, della scienza. Pensate a tutti i movimenti forti di matrice ecologista, sono i veri nuovi soggetti politici. Ci inquinate, ci ammazzate, i dati fanno della scienza la matrice del discorso politico. Questo da un lato davvero proietta le professioni di nuovo verso il bene comune. Il medico esce dall'ospedale, metafora,
entra nella società. Però dall'altro lato cosa fa? Depoliticizza tutto, cioè depoliticizza perché rende non opzionale ma certa in parte quella cosa. Però chi di noi ha un rivoltoso, il Twitter di prima che diceva per esempio la Cina, le multinazionali, ho una verità forte che è il sistema, ho una verità forte che è il dato biologico e tu non la vedi politico, però io ce l'ho, la voglio dare, la voglio mettere per il bene comune, per questo mi arrabbio e grido. E non potrò smettere di gridare perché è nella mia rabbia che si vede quanto so. Non sono disposto a mettere, diciamo, la rabbia da parte perché è un indicatore di certezza. Il rivoltoso. Finisco, eh? Allora finisco per quella votazione e chiudiamo. Il rivoltoso, poi abbiamo il difensore. Guardate, il rivoltoso secondo me è molto, Gino lo dice spesso, io lo vedo nei perimetrati, il rivoltoso, una nuova partecipazione competente, meno consumista, molto consumista di immagine, meno di materiale e che uno dice caspita però sono intelligenti. Il difensore chi è? L'amministratore PD della regione Emilia Romagna. Ma anche il giovane studente pugliese che fa l'università a Bologna, che viene da una famiglia, non si è ancora emancipato da quelle gerarchie familiari che per il rivoltoso ormai sono conquista. Cerca una famiglia, cerca un percorso collettivo, è meno pomposo e anche meno sicuro, però sta iniziando un percorso sulla competenza. L'anziano dei circoli arci, che ha esperienza nelle ACLI, chi è molto orfano di ideologia, cioè ha vissuto la fine delle visioni come un grosso lutto. Quelli che noi pensiamo, ah ecco i conservatori per esempio appunto presenti nel Partito Democratico, che esperienza hanno fatto, chi sono, come vedono la politica, hanno fatto l'esperienza della violenza delle visioni e delle verità certe, concepiscono la comunità davvero come una rete di interessi da rispettare, da riconoscere, concepiscono la comunità, le cene del Lions Club, le cene degli industriali, come delle forme rituali che valgono perché mediano tra conflitti che ci sono, pensano che dire delle verità stabili lasci fuori la gente, desiderano la differenza ancora. Un vecchio amministratore PD conservatore è più desideroso della variabilità umana del rivoltoso. Ma proprio perché è desideroso della variabilità umana e proprio perché è molto, deve ancora elaborare il lutto dell'ideologia fa violenza, non nomina le verità e non pensa che l'attività politica umana stia nel progetto, pensa che stia in una danza di relazioni. Il difensore è un danzatore delle relazioni che non nomina i contenuti e le visioni, però è rispettoso della variabilità umana. L'ultimo, e poi vediamo... L'ultimo è il mediano. Il mediano, come posso dire, le minoranze del Partito Democratico? Qualcuno che sta sempre in mezzo, che in famiglia è sempre troppo a sinistra del papà, troppo a destra della mamma, perché ha sviluppato nel suo percorso di soggetto per storia, adesso non entriamo veramente nelle ricerche, alla retorica della competenza. All'estrazione borghese medio-alta del rivoltoso, ha un'esperienza più radicata nell'associazionismo, spesso anche nell'associazionismo cattolico, ha più esperienza delle relazioni e si appassiona al gioco di cucire chi non si capisce. È all'eterna rincorsa del rivoltoso, guardami, sono anch'io un idealista, conservatore, guardami, ci sono delle forze nella società che valgono, tu puoi nominare le visioni, vedrai che hanno fame di visione, fa questo gioco. Non piace assolutamente mai, cioè non capisce che lui gioca a coordinare per sua educazione e per sua necessità e per sua formazione, mentre gli altri giocano a consolidare. E allora continua a dire, rivoltosi sono un idealista, difensori sono un multiculturalista, un interculturalista, ma no, loro due, proprio perché gli viene a mancare, diciamo, il capro espiatorio, proprio perché i rivoltosi non riescono a indignarsi con uno di mezzo e proprio perché anche i difensori non lo riconoscono come interessante, anzi è la minoranza che gli attacca il potere, non hanno un grande successo in politica, restano confinati anche loro.
infine. No, a voi la parola e poi vi dico l'infine di, veramente brevissimo, di questa esperienza che ha preso di petto, cioè di questa esperienza di mediani che ha preso di petto il discorso delle alleanze con i gruppi. Però davvero volevo, davvero, in questa sala ci sono dei rivoltosi che pensano che è giunta l'ora delle nuove ideologie e che la competenza sia la loro base e che sia necessario un ricambio forte della classe politica, perché è una classe incapace di partorire processi di verità. Quanti indignati rivoltosi ci sono? Cioè, chi pensa che sia vero questo, che si sente così quando guarda la tele? Ok. Va bene. Quindi circa una ventina. Quanti difensori degli equilibri che ci sono là fuori, del rispetto di questi equilibri, dell'attenzione che l'idealismo genera violenza, attenzione che l'essere umano è più è come è e che quindi lo dobbiamo includere, non schiacciare con le nostre visioni, e che l'Ottocento ci ha insegnato che se il comunismo è finito adesso non possiamo più esserlo. Chi è che è un difensore di ciò che le relazioni umane ci propongono e che il progetto le disattiva ed è impossibile? Uno, due, tre, quattro. Guardate che più passano i minuti, più i difensori. Va bene. Ultimo. Quanti mediani ci sono? Chi si sente così, sempre... Spazio comune, infatti, è un tipico spazio da vedere. Lo so. Perché per quanto Marianella, che ho davanti, per esempio, insegna che l'ascolto buono è dare dignità e forza alle posizioni politiche delle altre categorie, si tradisce il fatto che io sono un'eterna mediana, stanca, affaticata, e chiudo con questo. Chiudo con questo, l'esperienza che presento nell'articolo, la ritroverete, si chiama Parteciperete, è proprio un'esperienza di mediani, cioè sono le minoranze di tutti i partiti di Parma, la mia città, più i movimenti per l'acqua, più che si sono detti riusciamo a fare di nuovo massa a sinistra, cioè andare oltre le gerarchie di questa organizzazione e riconoscere che nella base ci sono convergenze più ampie. Si sono messi insieme proprio come gruppi che autonomamente cercavano una grossa rimassificazione delle sinistre. I mediani sono stati fortemente snobbati, come vi raccontavo, lo leggete lì, questo insegna cose, qua la chiudo veramente, che i mediani, cioè gli appassionati della ricucitura delle masse, diciamola così, appassionati della dimensione relazionale nella politica, non tanto delle visioni e non tanto delle dimensioni di potere da legittimare, ma della cucitura delle relazioni che potrebbero in futuro fare nuove grandi visioni. Questi mediani qua devono parlare agli assenti. Cioè alla fine noi come Parteciperete abbiamo fatto dei Futur Lab, abbiamo fatto delle cose meravigliose, sempre cercando l'affetto dei difensori, che non arriva per loro collocazione, paura e storia. Ma cosa sarebbe successo se quei Futur Lab o quegli eventi, invece di fermarsi alle basi di quei partiti che si voleva innovare, fossero andati veramente con quelle domande nei circoli degli anziani? Un amico una volta portò 20 prostitute a parlare di sicurezza di un quartiere. Perché non continuiamo in quel contatto lì? Non vediamo davvero se abbiamo l'abilità come mediani nell'invito, nella cura, nella dimensione relazionale, e poi torniamo ai difensori come masse. Allora l'invito è, ma c'è più nell'articolo, una nuova alleanza tra mediani e assenti che bypassi un po' questa eterna richiesta di affetto, rivoltosi, sono un idealista, difensori, guardatemi. Bravissima.